non è più tale se si fa forte dei numeri di chi la segue. Ah, beh, questo è sulle mie quattro paginette sul fenomeno Beppe Grillo, c'è stato sì. Il cosa e il come. Non a caso in questo monologo, appunto, Decameron, io faccio vedere, smaschero anche le tecniche della satira, perché il rischio è che la satira, che ha una sua forza persuasiva, perché è una tecnica teatrale che muove al riso e quindi coinvolge emotivamente le persone, il rischio è che le tecniche della satira vengono impiegate per plagiare le masse e guidarle in una direzione. A questo punto tu esci dall'ambito della satira e entri nell'ambito invece della, come dire, del plagio di massa. Analizzando per esempio il primo V-Day di Beppe Grillo, dove lui, facendosi forte della propria enfasi retorica, riesce a convincere 300.000 persone a firmare per tre referendum, che io ho analizzato, insomma, le tre proposte di legge le ho trovate veramente, veramente molto deboli rispetto a quello che poi Grillo stesso si proponeva, a questo punto, se tu riesci a fare questo, bisogna cominciare a interrogarsi, perché è evidente che puoi convincere le persone a fare qualunque cosa a quel punto, no? Perché bastava che sul palco ci fosse un'altra persona a dire: no, guarda che queste tre proposte di legge fanno acqua da tutte le parti, e a quel punto la gente sarebbe stata, no, avvertita meglio, insomma. Il plagio è un rischio enorme, perché i populismi derivano, diciamo, da varie direzioni, però convergono tutte, diciamo così, verso un solo obiettivo, no? A un certo punto c'è come dire, la massa che abdica il proprio senso di responsabilità all'uomo forte, che poi verrà utilizzato come capro espiatorio, no? È molto facile questa dinamica psicologica, certo. Ed è quella che in Italia si è già verificata nel ventennio fascista, insomma. C'è una regressione che non solo culturale in Italia in questo momento, ma è una regressione proprio psicologica. Io ne parlo in maniera ovviamente satirica in questo mio monologo. La psicologia degli italiani è regredita, e non a caso poi ci sono fenomeni che lucidamente, osservati lucidamente, fanno accaponare la pelle. Insomma.